Bruno Centrone, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci ciò che lei questa sera al Circolo dei Lettori di Torino per il Festival del Classico proporrà al suo pubblico. Con Bruno Centrone, che è storico della filosofia antica, ci sarà il matematico Pier Giorgio Di Fredi insieme con Giuseppe Cambiano, storico della filosofia antica. Giuseppe Cambiano è stato nostro ospite recentemente per il Festival Filosofia di Modena e il titolo dell'incontro di questa sera è Pitagora, il padre di tutti i teoremi agli inizi della civiltà culturale. Ecco, io vorrei, Bruno Centrone, insieme con lei, che è storico della filosofia antica, andare proprio a questo sottotitolo, agli inizi della civiltà culturale. Ecco, possiamo proprio definire che con Pitagora siamo all'inizio della civiltà culturale, dunque? Grazie per l'invito, intanto. Sono ben lieto anch'io di questa conversazione. E quello che in qualche misura ci si propone di mostrare oggi, almeno da parte mia, è che il nome di Pitagora, associato appunto, come dice il sottotitolo stesso, Pitagora, padre di tutti i teoremi, il nome di Pitagora è associato principalmente alle sue attività di matematico. E riguardo alla domanda che mi faceva, e a Pitagora veniva nell'antichità attribuiti primati di vario genere. Si diceva che Pitagora fosse stato il primo filosofo, l'inventore del termine filosofia, il primo scopritore del teorema matematico che poi porta il suo nome. In realtà credo si possa tranquillamente dire che si tratta di leggende originatesi in un secondo momento, quando si tende a proiettare su questa figura mitica, carismatica per molti altri motivi, si tende a proiettare ogni scoperta. Quindi sì, siamo agli inizi, potremmo dire, della civiltà occidentale, ma in realtà prima il teorema, il famoso teorema di Pitagora, era già noto a Babilonia. È molto improbabile che si possa attribuire non solo a Pitagora la scoperta del teorema matematico, ma anche una stessa attività di questo tipo, se noi intendiamo perlomeno per matematica quella nozione di sistema dimostrativo basato su assiomi, sistema assiomatico deduttivo. La figura di Pitagora fu molto complessa, ecco, nella tradizione si confondono diverse immagini, dicevo il Pitagora matematico, il Pitagora filosofo, il Pitagora uomo politico e legislatore, il Pitagora taumaturgo, autore di Mirabilia. Molto probabilmente, questa almeno è la mia opinione, ma non solo la mia, Pitagora fu prima di tutto il fondatore e capo carismatico di una confraternita, di una associazione fondata su un bios, su una regola di vita che era basata su una serie di precetti che avevano in ultima analisi la funzione di assicurare la felicità agli adepti alla confraternita. Quindi c'è molto di mitico nella figura di Pitagora e il compito dello storico è quello di cercare progressivamente di disincrostare questa immagine dalle accrezioni che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e hanno un po' creato il mito di questa figura. È difficile togliere quella incrostazione piena di luoghi comuni, anche di fraintendimenti nei confronti di Pitagora, filosofico, matematico e non solo, che si è costruita nel corso del tempo. È molto difficile perché, come notò un grande storico della filosofia antica, Edward Zeller, le testimonianze sul pitagorismo delle origini sono molto scarne, sono pochissime. E con il passare del tempo, paradossalmente, ma questo è un paradosso soltanto apparente, le testimonianze crescono e si produce nell'antichità una letteratura apocrifa che va sotto il nome di Pitagora o di altri pitagorici che ha pochi uguali. E quindi in questo magma costituito da appunto testimonianze, scritti pseudo-pitagorici, quindi te-
testimonianze di ogni tipo che cercano in qualche misura di esaltare Pitagora al di là di quelli che dovettero essere effettivamente i suoi meriti storici, il compito degli storici del pitagorismo è stato uno tra i più difficili, una via veramente impervia, quindi la via da seguire poi è stata un po' quella di rifarsi soprattutto alle testimonianze antiche e di vedere quanto poi ci fosse di affidabile nelle testimonianze posteriori che hanno costruito questa immagine di Pitagora molto probabilmente non aderente alla realtà storica. Lei ha citato poco fa Bruno Centrone, un suo collega, anche lui studioso della filosofia antica, ovvero Edward Zeller, che un rappresentante importante della filosofia tedesca. Ecco, credo che proprio la figura di Zeller sia stata forse l'architrave nel dare a Pitagora una struttura di pensiero più consona alla verità, per quanto sia difficile poi arrivare a una verità, in quanto il tempo trascorso non è poco. Certo. L'opera di Zeller fu importantissima, vorrei però ricordare un altro nome di un grandissimo studioso tedesco scomparso pochi anni fa, cioè Walter Burkert, il quale negli anni 60 pubblicò un libro fondamentale dal titolo appunto Weisheit und Wissenschaft, saggezza e scienza nel pitagorismo antico, che è stato un po' la base di tutti gli studi successivi, in cui si sono ribaltati una serie di luoghi comuni, cioè quella appunto del Pitagora matematico, del Pitagora filosofo, del Pitagora legislatore, e tanto che uno studioso del pitagorismo americano, Carl Huffman, ha definito lo studio di Burkert, usando l'immagine wikiana dei nani sulle spalle dei giganti, ha detto: noi siamo tutti nani sulle spalle del gigante Burkert, che veramente ha dato luogo a una torsione fondamentale negli studi sul pitagorismo, da cui però, ecco, credo che la figura di Pitagora e i contorni dell'antica scuola pitagorica sono emersi in maniera storicamente molto più attendibile. Bruno Centrone, non possiamo non parlare proprio di un aspetto importante di Pitagora, ovviamente noto per tutti noi per il suo famoso teorema, e più in là forse non riusciamo ad andare se non ci mettiamo anche un po' di curiosità e non partecipiamo per esempio all'incontro di questa sera al Festival del Classico. Non possiamo non parlare di una delle parti più importanti, se non sbaglio, della vita di Pitagora, ovvero della scuola pitagorica, perché qui si gioca veramente l'elemento filosofico, matematico, ma l'elemento di una forte valenza culturale per Pitagora. Sì, e sulla scuola pitagorica si riflette esattamente la stessa incertezza che si riflette sull'interpretazione della figura di Pitagora. Si è discusso molto a lungo e tuttora si discute su cosa fosse in realtà questa scuola e anche sulla stessa nozione di scuola nell'antichità greca. Noi siamo abituati a proiettare la nozione e l'organizzazione di quelle che chiamiamo scuole filosofiche anche sul passato. In realtà la prima scuola che più o meno corrisponde a quello che noi siamo portati a intendere con questo termine è l'Accademia di Platone. E che cosa fu la scuola pitagorica? Dicevo, è molto difficile stabilirlo, se ne è parlato in termini di partito politico, di scuola filosofica, di scuola appunto basata su studi scientifico-matematici. Io tendo a pensare che, come accennavo prima, la associazione pitagorica, si cerca di usare il termine più neutro possibile, fosse appunto una confraternita legata, i cui adepti erano legati tra loro da una comune regola di vita, un bios, che si esprimeva nei cosiddetti acusmata o simbola, cioè brevi istruzioni orali che ci sono pervenute in gran parte, che per noi sono talvolta molto bizzarre, ma che avevano lo scopo proprio di regolare la vita dell'adepto e che rivelano anche la presenza di una dottrina escatologica, una dottrina che riguardava il destino delle anime nell'aldilà. Ecco, ricordo che forse tra le tante dottrine che vengono attribuite al Pitagora storico,
la dottrina della metempsicosi o trasmigrazione delle anime è una delle dottrine che con una certa sicurezza si possono attribuire a Pitagora. Quindi una dottrina legata anche al destino dell'anima nell'aldilà, fondato su premi e pene conseguenti al comportamento che l'uomo ha avuto in vita. Anche questa è una dottrina che noi tendiamo a dare per scontata, ma che nell'antica Grecia non è affatto scontata in questa forma. Bruno Centrone, dico le cose ma con una paura tremenda, perché tutto ciò che è matematica la trovo molto complessa. Per Pitagora tutto è un numero, e attraverso il numero c'è una dimostrazione importante quasi di ogni cosa. Però quando io penso al teorema di Pitagora, non posso non pensare a un altro teorema, sulla cui importanza non lo so, perché deve dirlo lei in quanto conoscitore dell'antichità, ed è Euclide. Forse che la figura di Euclide è stata un po' oscurata da Pitagora, secondo lei? Credo di no, nel senso che si tratta appunto, anche la dottrina che lei citava, tutto è numero, perlomeno molti studi autorevoli sostengono che questa sia la forma in cui Aristotele ha riassunto la dottrina dei pitagorici, ma accentuando quello che doveva essere soltanto un aspetto delle dottrine pitagoriche, cioè un certo interesse per il numero, che però va nella direzione di una aritmologia di tipo, diremmo, mistico-simbolico, piuttosto che nel senso della matematica scientifica e dimostrativa. E nella storia della matematica greca compaiono questi due filoni, e quindi un interesse per il numero del tipo di cui parlavo e un interesse che va in direzione di una matematica prettamente scientifica dimostrativa, come appunto il caso di Euclide. E sono binari che procedono in qualche maniera paralleli, ma che in qualche momento necessariamente finiscono per incontrarsi. E tuttavia sono due filoni distinti di questo interesse della grecità per il numero, che appunto sono in una certa misura irriducibili, dicevo, tendono poi a incontrarsi in qualche frangente. Però ecco, ci sono stati matematici non pitagorici che hanno perseguito una via che poi ha portato al costituirsi della matematica come sistema assiomatico deduttivo, e qui l'opera di Euclide è fondamentale, e d'altronde la aritmologia, quindi l'idea che il numero sia legato alla realtà da un rapporto difficile a determinarsi, ma quasi, diremmo, magico, cioè che il numero non sia soltanto una forma di descrizione in termini appunto scientifici della realtà, ma che intrattenga, che ci sia una sorta di compenetrazione per cui la realtà stessa è numero, secondo la formulazione che lei citava in precedenza. Ecco, si tratta di due tendenze di pensiero tra loro distinte, e in questo senso certo, in certi frangenti la figura di Pitagora può finire per oscurare, secondo quello che lei mi chiedeva, la figura di Euclide, ma proprio l'avere Euclide reso canonica questa forma di pensiero, che è poi tipica del genio greco, perché potremmo dire che la matematica dimostrativa nasce nel momento in cui si avverte l'esigenza di dimostrare un teorema e non semplicemente di usarlo. Questa è una scoperta del genio greco, e Euclide in questo senso è il rappresentante principale di questa corrente di pensiero. Bruno Centrone, mi scusi se parlo di me e oso compiere quest'atto di vanità, ma spesse volte quando io vedo un pavimento con una piastrella rotta, io penso a Pitagora. Sì. Come mai, secondo lei? Perché appunto c'è, secondo una delle testimonianze, Pitagora la scoperta del teorema di Pitagora sarebbe legata appunto alla visione di certe figure geometriche dimostrate di certe figure geometriche disegnate su un pavimento. Anche su questo appunto
non abbiamo certezze assolute. Ripeto, credo che per la natura stessa della figura di Pitagora, quale è emersa da tentativi di ricostruzione sempre più accurati, non possiamo attribuire a Pitagora l'idea di una matematica dimostrativa, cioè quindi è molto probabile che Pitagora conoscesse il teorema o che fosse arrivato all'intuizione di questo teorema, ripeto, peraltro in uso già da secoli in Babilonia, anche magari appunto mediante un'esperienza diretta, ma notizie di una dimostrazione, cioè la certezza che Pitagora abbia fornito una dimostrazione del teorema, non ne abbiamo. E che rapporto c'è? Quando si parla del teorema di Pitagora, Bruno Centrone, si parla soprattutto del lato aritmetico, matematico, no? Ma c'è anche un lato estetico da considerare. Ma i matematici sì, spesso insistono per esempio sulla nozione di dimostrazione elegante, quindi una dimostrazione che si riassume in pochi passaggi e si qualifica anche per la sua economia dimostrativa. Quindi c'è sempre in generale un lato estetico delle matematiche. E poi in relazione al teorema di Pitagora possiamo dire che ecco, forse il lato estetico può riassumersi come dire, nella armonia di cui il teorema pitagorico, cioè il triangolo pitagorico di base con un certo rapporto che si instaura tra i suoi lati, è, potremmo dire, l'emblema, quindi quell'armonia che poi si traduce in forme visibili e esteticamente anche piacevoli proprio per la vista o per l'udito, perché appunto a Pitagora è attribuita anche la scoperta dei rapporti fondamentali che regolano la costruzione della scala musicale, quindi rapporto di ottava, di quinta, di quarta. Quindi la dimensione estetica anche è legata in modo determinante a questi aspetti di tipo matematico, che ripeto, non sappiamo in che misura siano attribuibili al Pitagora storico, ma che poi nella tradizione pitagorica si consolidano in maniera determinante. Ricordiamo che Pitagora proveniva da Samo e in quel luogo abitava anche un altro straordinario studioso, Aristarco di Samo per l'appunto, che fu uno studioso molto avanti rispetto a quegli anni, soprattutto con la teoria del modello eliocentrico, no? E quindi a quel tempo la Grecia era veramente un laboratorio culturale di ricerca scientifica straordinario. Certamente, certamente, parlavo prima dello spirito peculiarmente greco, e poi avremo, insomma, qualche tempo dopo la straordinaria fioritura di Atene e della Grecia classica, ma è appunto evidentemente una mentalità e un atteggiamento rispetto alla vita, rispetto all'indagine sulla natura che è veramente caratteristico del genio ellenico. Bruno Centrone, lei come si è avvicinato alla filosofia antica? Ma credo un po' come tutti, credo, insomma, la prima esperienza che ricordo è la lettura dell'Apologia di Socrate di Platone, che è un documento fondamentale, e non a caso appunto Socrate fu uno spartiacque nella storia del pensiero antico, tanto che poi appunto quello Zeller di cui si parlava prima rese canonica la denominazione tuttora in voga di presocratici, ma già gli antichi avevano riconosciuto un ruolo determinante di spartiacque a Socrate nella storia del pensiero antico. E se uno legge l'Apologia di Socrate, ecco, si rende conto di come la figura di Socrate divenne centrale proprio perché divenne un'icona della riflessione morale, anche proprio per la connessione tra filosofia e vita. Questo è stato un primo approccio e dall'Apologia di Socrate poi segue fatalmente la lettura di molti altri dialoghi di Platone
ed è veramente difficile poi sfuggire al fascino dei dialoghi di Platone. Questo, diciamo, forse è una delle vie regie per l'accesso alla filosofia antica. Ricordiamo ai nostri ascoltatori oggi l'appuntamento alle ore 21 al Circolo dei Lettori, Pitagora, il padre di tutti i teoremi. Bruno Centrone, storico della filosofia antica, Pier Giorgio Di Fredi, matematico, insieme con Giuseppe Cambiano, storico della filosofia antica. Prima di salutarci, Bruno Centrone, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, guardi, ho ripreso proprio in occasione di questo incontro un libro di Paolo Casini, storico del pensiero, che si chiama L'antica sapienza italica, cronistoria di un mito, in cui si racconta proprio l'utilizzo che fu fatto di Pitagora. Questo è un aspetto che non abbiamo ricordato, ma è molto interessante anche per noi italiani. L'utilizzo che fu fatto di Pitagora anche durante il Risorgimento e anche prima però per la costruzione dell'identità nazionale. Pitagora era il fondatore della scuola italica per eccellenza del pitagorismo. Pitagora era l'iniziatore del ramo italico della filosofia e quindi in Italia si rivendicò con orgoglio il primato vero presunto della filosofia italica, proprio ricollegandosi alla figura di Pitagora. Addirittura, appunto, vi furono alcuni dotti dell'Accademia Etrusca di Cortona, che nel XVIII secolo rivendicarono, sembra quasi comico dirlo, insomma, rivendicarono l'origine toscana di Pitagora. Se noi andiamo a Cortona, vicino Cortona, troviamo un monumento sepolcrale che si chiama la Tanella di Pitagora. Appunto, la leggenda voleva che Pitagora fosse stato a Cortona. L'idea, insomma, era che la filosofia avesse avuto origine in Italia, che Pitagora fosse in origine italiano e quindi che tutto nascesse da lì. L'antica sapienza italica, di cui appunto aveva parlato anche Vico, e prima di lui anche altri autori. Gioberti nel commento al, e con questo chiudo, Gioberti nel commento al, nell'introduzione al commento di Foscolo al primo canto della Divina Commedia, scriveva: saremo degni di Dante, perché appunto il primato italiano passava anche per la letteratura italiana in chiave di primato dantesco, e scriveva: saremo degni di Dante quando troveremo una filosofia che rappresenti l'anello di congiunzione tra l'antichissima sapienza italica di Pitagora e i grandi filosofi italiani del XVI-XVII secolo. Quindi in questo senso il mito di Pitagora ha avuto anche una funzione nella costruzione della nostra identità nazionale. E nella costruzione, se ben ricordo alcuni aspetti del libro che lei ha citato poco fa, ovvero il libro di Paolo Casini, L'antica sapienza italica, di quanto Pitagora sia presente nella cultura europea. Certamente, nella cultura europea è una presenza anche questa, insomma, fondamentale, in grande parte legata proprio al teorema e alla fama di Pitagora come matematico, ma anche a tutti quegli aspetti che ricordavo prima, quindi alle varie immagini che si confondono nell'immagine storica, fino al punto che, appunto, per esempio, in Inghilterra per assonanza Pitagora diventa Peter Glower, tanto per ricordare un altro fatto curioso degno di nota. Grazie, grazie davvero Bruno Centrone per il tempo che ci ha dedicato, partendo da Pitagora e poi avanzando nel ragionamento su aspetti che non sono certamente lontani da Pitagora, ma lo trovano sempre e comunque protagonista. Grazie e buona giornata Bruno Centrone. Grazie, grazie a voi, grazie a voi.